Buonasera a tutti voi che siete qua nonostante questo caldo infernale. Io ho una luce di fronte che trasmette un caldo veramente importante e questa serata di fine giugno che è implacabile e quindi ci aspetta un agosto molto colorato e caldo. La Stefi ti saluto. Anche se ho salutato tutti prima, ma te ti saluto particolarmente. Buonasera a te. Il rintocco ci fa capire che sono le 9 e quindi prima di cominciare questa avventura, ahimè, un po', come dire, un po' scivolosa su questo argomento un po' particolare che è la pittura e il rapporto tra la fotografia e la pittura e particolarmente il rapporto tra la pittura e il movimento e quindi la scoperta del movimento. Buonasera Michele, Valerio, buonasera a te. Buonasera. Ti ringrazio Salvatore. Anche voi siete di ispirazione per me, siete un pungolo assolutamente fondamentale al mio lavoro. Il fatto che noi siamo adesso 8.481, mi sembra l'ultima rilevazione, mi è veramente, mi fa venire un pochino le vertigini e chiaramente ho una responsabilità in più, sempre maggiore. Più il numero è grande, non tanto perché non è importante ognuno di voi, perché fosse anche una sola persona per me sarebbe fondamentale, ma perché ognuno di voi ha una preparazione completamente diversa e magari aspecifica a quella che è l'argomento che io tratto. Quindi spero di essere il più chiaro possibile. Buonasera Onofrio, Gian Giotto, ciao, Zolletta, buonasera Maria Teresa. Un saluto a voi. Tengo la finestra leggermente aperta, ogni tanto sbatte, ma sono rumori che dobbiamo sopportare. Vi dicevo che questa sera vorrei parlarvi di un argomento particolare, e cioè dell'argomento cardine che cambia completamente il modo in cui noi intendiamo la pittura e il modo che noi la guardiamo e la osserviamo, e soprattutto anche per noi che magari la facciamo anche la pittura e disegniamo. La fotografia, buonasera Savina, ogni tanto apro delle parentesi per i saluti, però se non saluto vi vedo perché sennò non riesco a tirare le fila del discorso. Allora, c'è una pittura prima della fotografia e c'è una pittura dopo la fotografia, ma non tanto per la fotografia in sé, quanto per la possibilità che ha la fotografia di costruire un movimento o di focalizzare un momento che altrimenti a noi non sarebbe dato di vedere. Potrei partire da molto lontano, dalla nascita della fotografia, ma mi riserverò di tornarci forse e però di iniziare da un momento particolare. Siamo nel 1872. È un signore che si chiama Edward Muybridge, che è un libraio inglese che a un certo punto si dedica alla fotografia e emigra negli Stati Uniti. Diventa molto famoso per i suoi reportage fotografici dal Guatemala fino al nord degli Stati Uniti e viene incaricato dal governatore della California, Leland Stanford, di fare una cosa assolutamente straordinaria. Voleva il governatore della California che lui riuscisse a fotografare un cavallo nel momento stesso in cui, con tutte e quattro le zampe, rimaneva in aria dal suolo. E adesso vi faccio vedere, passo a farvi vedere una fotografia interessante. Allora, la fotografia in questione, vado a cambiare perché non so farlo altrimenti, abbiate pazienza, vado a cambiare lo sguardo dello schermo e lo metto sulle
fotografie che ho preparato. Aspettate, eh? Aspettate che adesso le vado a prendere. Eccole qua. Allora, il quadro in questione è un quadro di Géricault e si chiama Il Derby di Epsom. Questo dipinto di Géricault mostra, come vi farò vedere tra poco, mostra dei cavalli al galoppo. Questi cavalli al galoppo, che vediamo adesso immediatamente, non li vediamo? Eccoli, li dovremmo vedere. Li dovremmo vedere. Li vedete voi questi cavalli? Perché io devo assolutamente sapere se voi li state vedendo. Non li state vedendo? Non riesco a condividere lo schermo. Aspettate ragazzi, perché io non riesco a capire perché in questo momento io non... lo schermo 1 non funziona. Ecco, forse siamo andati, forse ce l'abbiamo fatta. Guardate un po' adesso se lo vedete lo schermo. Dovrebbe apparire tra poco. Dovrebbe apparire. Eccolo qua. Abbiamo risolto, abbiate pazienza, ma il caldo. Allora, voi vedete questa immagine che ritrae i cavalli al galoppo. Questa immagine che ritrae i cavalli al galoppo è un dipinto di Théodore Géricault e come vedete tutti questi cavalli hanno tutti quanti gli zoccoli e le gambe tutte sollevate dal suolo. Le gambe sollevate dal suolo in questo modo ci faranno presagire che la persona che ha dipinto questo quadro non sapesse assolutamente come corrono i cavalli. A noi ci sembra un dipinto assolutamente funzionante e che non ha assolutamente nulla di particolare, se non che questo movimento il cavallo non lo fa mai. E Muybridge ha messo proprio questo in evidenza. Il fatto che ad un certo punto lui scopre qualche cosa con questo suo modo di fotografare che dà la possibilità a noi di vedere qualcosa che prima di adesso non avevamo mai visto. E allora lui cosa fa? Prende un ippodromo, quindi prende un ippodromo e sistema 24 telecamere, 24 camere, quindi 24 macchine fotografiche. Queste macchine fotografiche sono distanziate di 21 centimetri fra di loro e con un filo che va da una parte all'altra sistema l'otturatore legato a questo filo in modo che quando il cavallo scontra questo filo, l'otturatore si toglie e la fotografia viene scattata. Questa ripresa è fatta a un 5 centesimo di secondo. Quindi cosa succede? È molto veloce. Quindi ha la possibilità Muybridge di fotografare perfettamente un'immagine a fuoco. Il risultato è un'immagine di un cavallo in movimento e noi possiamo vederla adesso.
questa immagine perché ve la faccio vedere. Il risultato di questa lezione di Maybridge è questo, praticamente. Vediamo, quello che Maybridge è riuscito a partito, scusate, quello che Maybridge è riuscito a quello che Maybridge è riuscito a fotografare è questo. Quindi vediamo che in questa immagine le zampe del cavallo sono in aria in questo punto, vedete? E non in altri, come praticamente quel dipinto di prima ci ha raccontato. A un certo punto cosa succede? Succede che questo dà uno sviluppo particolare alla fotografia e diciamo che in un certo qual modo è paradossale questo, però la fotografia non nasce come presentazione di un'opera d'arte, ma nasce dalla possibilità di catturare la realtà e soprattutto la realtà tenendo sempre come costante e è proprio come una meta raggiungibile, quella di poter ricostruire attraverso le immagini il movimento. Quindi c'erano tutta una serie di persone che inventavano delle macchine per poter guardare il movimento. Difatti, se noi prendiamo questa serie di cavalli e la mettiamo in cerchio e costruiamo una macchina che Maybridge chiamava zoo prassisnoscopio, cosa succede? Succede che questa macchina, eccola qui, questa macchina qui, io metto questo cerchio che non è altro che io a un certo punto quelle fotografie che ho fatto prima le metto tutte in cerchio, faccio in modo che il cerchio venga posizionato in questo modo qui e solo una finestrella mi permette di guardare un in unico spazio. Io con una manovella faccio girare i cavalli e i cavalli appariranno che si muovono. Però a noi cos'è che importa? Importa il fatto che siamo riusciti a ricostruire il movimento tramite delle fotografie, quindi a scomporre il movimento. Per la pittura è stato È fragorosa questa invenzione perché, sebbene prima la pittura si serviva della fotografia perché le persone venivano messe in posa davanti alla macchina fotografica, il pittore prendeva i modelli e li faceva stare in posa. E quindi anche Ingres se ne serviva della fotografia e quindi dava la possibilità al modello di non esistere più nello studio, ma poter la sua fotografia sostituirla e il pittore lavorare sulla fotografia. Qua succede una cosa particolare, perché succede che noi abbiamo la possibilità, con un tempo così breve, facendo delle fotografie anche in maniera non ortodossa con una prospettiva centrale, ma invece facendola o dall'alto o usando anche lenti completamente diverse, riuscire a fotografare un momento né prima né dopo, che prima di questa fotografia sarebbe stato impensabile riprodurre. Per cui, se voi notate i dipinti che sono stati fatti prima delle fotografie, quando descrivono un movimento, questo movimento che descrivono è sempre relativo a una posa. Cioè non c'è la persona che corre, ma c'è una persona che viene messa lì e fa un atto che dovrebbe essere quello della corsa. C'è un aneddoto interessante e particolare aspettate che mi rimetto il mio faccione. Un aneddoto particolare che un giorno successe ad un
pittore, pompier e appunto Muybridge. Si dice, questa qui è la leggenda, però potrebbe essere una cosa interessante su cui poter riflettere. Allora Muybridge chiese a questo pittore di disegnare un cavallo che camminava. Allora il pittore realizzò questo cavallo perfettamente. E allora poi Muybridge gli disse: lei deve dipingere questo stesso cavallo un secondo dopo, come se stesse facendo un passo. E qui il pittore si arrese, perché non poteva assolutamente riuscire ad immaginare come poteva essere la camminata di un cavallo. Quindi la grande importanza che hanno le immagini in movimento è quella proprio di restituirci una realtà completamente sconosciuta e quindi sconosciute anche ai pittori che si servivano delle immagini in posa. Quindi il movimento è come se riuscisse a trasmettere ai pittori la possibilità di dipingere qualcosa di estremamente diverso. Non dico di dipingere il movimento, ma proprio di utilizzare che quelle immagini, che quelle, diciamo, quelle pose goffe, che potevano essere goffe, perché magari non potevano essere risultanti, credibili. Cioè, se io praticamente, se disegno una mano così dentro un quadro, non riesce a essere credibile, perché nessuno può pensare che la mia mano si comporti in un modo, oppure se io la muovo e blocco l'istantanea in quel momento lì, io posso vedere che posso fotografarla e quindi posso riprodurla in un certo modo. E si vedono perfettamente le immagini che sono state riprodotte dai pittori attraverso la fotografia. Vi sono degli esempi abbastanza eclatanti. Per esempio, Degas era uno. Sì, va in aiuto, nel senso, Patti, che non la realtà, nel senso che nessuno di noi vede la realtà com'è. Noi abbiamo una visione della realtà assolutamente personale e soggettiva. E chiaramente, se io guardo un albero su un monte, questo albero mi appare grosso 1 mm o 2 mm, ma nella realtà non è così alto, non è 2 mm. Per cui qualsiasi cosa che io vedo parte dalla mia percezione. E se io utilizzo la macchina fotografica, però io riconosco dentro quella fotografia la realtà, la riconosco io. Il fatto che poi le persone non si riconoscano nelle fotografie è perché ovviamente la fotografia ci dà l'opportunità, forse per la prima volta, di osservarci come gli altri ci vedono. Nel senso che quando noi ci guardiamo allo specchio, guardiamo sempre la nostra immagine speculare. Per cui noi non ci conosciamo, pensiamo che la nostra parte destra sia questa, sia quella parte sinistra, e la parte sinistra sia quella destra. Ma in realtà gli altri ci vedono in maniera speculare, come adesso voi vi state vedendo nella telecamera. Quindi il fatto di molte persone dicono: io non mi riconosco nel ritratto fotografico, oppure non sono venuto bene, perché è chiaro che non sei venuto bene perché non ti riconosci, perché la tua immagine è speculare, quella che vedi sempre tu. Quindi la realtà lasciamola perdere. È vero invece che non è che la fotografia abbia soppiantato il ritratto. La fotografia, come dici tu, viene in aiuto della pittura perché riesce a indagare un certo tipo di realtà che veniva nascosta e che per molti pittori non ha assolutamente alcun senso, però invece per altri è importante perché riesce la fotografia a mettere a fuoco un movimento particolare anche non ortodosso, magari goffo se vogliamo, oppure che però al pittore in quel momento serve ed è importante per la sua ricerca pittorica. Per esempio, se noi vediamo Degas fa un uso grande della fotografia e le sue giovani modelle che sono intente a
pettinarsi, a lavarsi, a fare il bagno, oppure magari anche ad allenarsi perché dovevano ballare. In quel momento lì vengono prese in una posizione, in una situazione che altrimenti le avrebbe potuto definire goffe. Però invece non lo sono, perché proprio è la realtà che lui può cogliere attraverso la fotografia e quindi può indagare delle inquadrature, degli spazi completamente diversi da quelli che ortodossi che fino ad allora venivano indagati. Quando praticamente vi faccio adesso vedere due immagini relative a vediamo un attimino cosa ho preparato. Ecco, per esempio, questa qui dovrei andare. Ecco, vediamo un attimo se riusciamo a aumentare il. No. Questa qui. Ecco, questa qui. Vedete questa immagine qua, ma soprattutto questa. Dello sforzo che fa questa persona, ma ovviamente magari lui non si è servito in questo momento e proprio di questa fotografia dove ritraeva queste due persone, però attraverso la fotografia è riuscito a capire che questo movimento poteva esistere e lui poteva disegnarlo e dipingerlo, perché è difficile che una persona possa stare in posa in questo modo qui. E quindi la fotografia non è. Non si mette al posto della pittura, si usa la fotografia come si usa la realtà. È un meccanismo, è una macchina che consente alle persone di rivedere la realtà. Esempio, questo qua è un dipinto di Bacon, che rappresenta due figure che stanno avendo, presumo, un rapporto. Però un rapporto anche abbastanza particolare, abbastanza duro. E lui questa fotografia qui l'ha presa proprio da una fotografia di Muybridge, perché Muybridge a un certo punto si dedica ai cavalli, inizia a lavorare con i cavalli, poi inizia a usare altri animali, fino a che non inizia a fare fotografie a uomini e donne che camminano, che fanno dei movimenti, versano l'acqua, picchiano con la pala su un terreno. Ci sono tantissime azioni che lui fotografa in sequenza e noi possiamo ricostruire proprio il movimento di questo. E Bacon, come tanti altri pittori, è stato molto attratto da questo, soprattutto anche se pensiamo a Duchamp, dell'uomo che scende le scale, oppure anche a Richter quando fa la donna che scende le scale davanti. E quindi ci sono queste immagini che lui riprende, e questa in particolare la riprende, vediamo un po' se la ritrovo, se la trovo, dovrebbe essere, scusate, dovrei averla presa, ecco qua, ed è praticamente questa immagine qui. Vedete questa immagine qui che abbiamo qui. È quella che Bacon riprende nel suo dipinto. Queste con le quadrettature gli servono proprio per mettere le posizionare la macchina fotografica per riuscire ad avere la possibilità di avere più la fotografia e l'inquadratura in maniera più esatta. Questo, per esempio, è un ritratto di Degas. Qui non c'è nessun tipo di problema da parte nostra a riconoscere queste due persone come due persone reali che compiono dei gesti reali. E però non sono in posa, perché chiaramente nessuno metterebbe in posa queste persone per fare un ritratto. La scelta cade in questo modo perché si ha la possibilità di vedersi in questo modo e vedendosi in questo modo si può scegliere quale posizione poter utilizzare. Poi vi sono altri dipinti, per esempio questo.
Anche questo, la decisione di mettere delle figure vicino è una decisione assolutamente straordinaria e dell'inquadratura. Chiaramente questa può essere presa da un'immagine, questa può essere presa da un'altra immagine, vengono messe insieme dal pittore e vengono restituite a noi in questo modo. Questo qui è quello che abbiamo visto prima, questa qui è la macchina, poi volevo farvi vedere una cosa particolare, perché io il movimento in pittura mi è sempre interessato e mi ricordo al liceo quando vidi questa immagine, di questo, secondo me è una delle immagini più straordinarie della storia dell'arte riguardo al movimento, perché proprio abbiamo la pietrificazione di questo leone. Leone, che dovrebbe essere quello che fa più paura a tutti, che però è assolutamente immobile. Lui fa un gesto e vediamo questi personaggi che si muovono prima in qua e poi questo che ha questo slancio in questa direzione. Ecco, queste immagini sono immagini inventate. Cioè, sono immagini che a noi ci sembra che siano plausibili, però sono completamente inventate. Vedete? È tutto fatto in relazione alla pittura. Cioè, sono tutte le immagini, sia queste, anche quelle prese con la macchina fotografica, sono inserite dentro uno spazio e lo spazio è deciso dal pittore. Solo che qui il pittore non aveva il mezzo che noi possediamo adesso. E quindi ha fatto una scelta di invenzione, praticamente tentando di capire, comprendere come potrebbero essere i vestiti quando le persone si muovono e corrono. Però a un certo punto cosa succede? Succede che si deve fermare davanti alla forse la quasi impossibilità di coglierlo quell'attimo. E quindi cosa succede? Succede che la realtà viene inventata di sana pianta. E quindi invece noi adesso, il problema sta lì, noi adesso abbiamo tantissime possibilità di usufruire dell'immagine. Per cui l'immagine è talmente tanto comune, la fotografia è talmente tanto comune vicino a noi e sul nostro smartphone quante fotografie ci sono. Quando andiamo in giro siamo pieni e contornati e sommersi da fotografie. Cosa vuol dire? Vuol dire che non, noi è difficile che ci possano ingannare. Per cui quando noi guardiamo un dipinto, abbiamo la, diciamo, deformazione della nostra epoca di dare una connotazione al dipinto secondo che più o meno rappresenti quello che noi vediamo o almeno possiamo riconoscere di vedere. Ok? Quindi cosa succede? Succede che quando noi facciamo un ritratto, e ho voluto parlare apposta di questo fatto, del fatto di rappresentare degli esseri umani, perché noi quando facciamo il ritratto, cosa succede? Succede che quando noi guardiamo una persona e decidiamo di fare un ritratto, di fare una fotografia a questa persona. E quando noi facciamo la fotografia e prendiamo la fotografia e la riportiamo sul foglio, noi non compiamo un esercizio pittorico di indagine molte volte, ma cerchiamo di dipingere e disegnare la fotografia. Non tanto la persona che è ritratta dentro, ma proprio di imitare la fotografia. E quindi la fotografia diventa la realtà. È per quello che io dico che è molto meglio per chi dipinge, per chi inizia a dipingere e chi inizia a disegnare, è molto meglio guardare la realtà e dipingere e disegnare dalla realtà. Se no, finisce che noi prendiamo per buona, per reale, la realtà della macchina fotografica, che non è quella dei nostri occhi. Perché è vero che se io devo fare una persona che corre, che devo disegnare una persona che si contorce, ho bisogno della macchina fotografica, ma per forza. Però è vero anche che se io fotografo
quella cosa, in quel momento lì devo avere la percezione, la possibilità di fotografarla da più punti di vista, perché quella immagine è introdotta dentro uno spazio che io devo recuperare, devo restituire sul dipinto o sul disegno che sto facendo. Questa è la cosa fondamentale. È per quello che io dico spesso che bisogna lasciarla perdere, la fotografia, soprattutto per chi inizia a dipingere. Perché quello che noi, quello che io volevo dire in sintesi non è tanto di fare un rapporto tra fotografia e pittura, è quanto di cercare di capire quanto noi dobbiamo prendere con le pinze la fotografia, perché se no finiamo per dipingere e disegnare una fotografia e perdiamo di vista quella che è la tensione volumetrica, la immersione del soggetto dentro lo spazio, che solo la pittura dal vero ci può far percepire. Quando noi siamo padroni, assolutamente padroni di questo, e vogliamo esserlo, dopo noi possiamo benissimo usare una fotografia, perché sappiamo com'è il meccanismo, sappiamo come cercare, co cosa ci serve di quella fotografia. È difficile che un pittore si serva completamente di tutta la fotografia quando dipinge, ma magari se ne serve di un particolare, oppure fa una composizione per una composizione nello studio. Il rapporto tra fotografia e pittura è particolare, ma non è questo il punto. Non è il punto. Io il cinema, voglio dire, ha questo che abbiamo visto noi, Maybridge, non è altro che il cinema, fondamentalmente. Per cui cosa succede? Succede che le opere, quando vengono viste nella sua, diciamo, in una imitazione della realtà, a noi ci sembrano più reali della realtà stessa. Invece la realtà stessa, purtroppo o per fortuna, ha un passaggio estremamente straordinario, che è quello della nostra persona, quindi della nostra percezione di quello che stiamo vedendo. E quindi se noi ci interessiamo a questo e a capire come poterlo trasmettere sul foglio, noi siamo già vincenti, perché riusciamo ad avere la possibilità di avere una un, di renderci conto di dove possiamo arrivare, di quello che noi possiamo fare. Quando io ho fatto vedere la volta scorsa in un video come ricalcare un'immagine o come trasportarla sulla tela, non indico che quello è il modello da perseguire, ma dico che si può fare anche quello. Però se noi vogliamo comprendere come è fatto veramente qualche cosa che abbiamo davanti, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo guardarlo negli occhi, sia l'oggetto sia la persona che andiamo a ritrarre. Guardate, è veramente molto molto complesso. So che sarà difficile poter trovare una persona che stia tanto tempo davanti a noi per poter essere ritratta, però se noi abbiamo l'accortezza di fare due o tre fotografie a questa persona e poi di chiedergli ogni tanto di posare, vedrete che le cose funzioneranno completamente in maniera diversa. Ecco, benissimo. Allora, il fatto che tu, che in questi 2 mesi, in questi paio di mesi, tu sia riuscita a disegnare una caraffa, ti dà l'idea di quanto sia importante questo tipo di conquista. È importantissimo, perché noi abbiamo la possibilità di vedere quell'oggetto e di portarlo dentro di noi. E praticamente cercare di conoscerlo a tal punto che possiamo dire in quel momento di averlo fatto entrare dentro di noi. Tu non ami la quadratura, però è necessaria molte volte, perché io mi sono trovato a fare dei disegni molto grandi su bozzetti molto piccoli, e quindi la quadratura mi ha aiutato molto. Per esempio, quando facevo
mi capitavano delle decorazioni da fare. La quadrettatura è fondamentale perché riesci in quel momento lì, facendo un bozzetto piccolo, poi a riportarlo in grande molto, molto, molto bene. Ecco, un'altra cosa fondamentale che non era di poco conto sono le dimensioni. Ovviamente quando noi parliamo di fotografia, e non ve l'ho detto, ma il momento in cui Muybridge fa quell'operazione è il 1872, quindi 2 anni prima degli impressionisti, della prima mostra impressionista. Ecco, quando noi pensiamo a quelle fotografie, le dobbiamo pensare come fotografie piccole. Quindi il quadro aveva una consistenza ancora molto importante. Non dovete pensare alla fotografia come qualcosa, cioè non che si potessero stampare fotografie 2 metri per 3. Quindi voglio dire, il dipinto aveva ancora una buona consistenza, una buona possibilità di coesistere tranquillamente. Adesso la questione è un pochino più particolare. Anche se c'è questo ritorno al realismo e in tanti modi all'iperrealismo, che però non è altro che la copiatura della fotografia. Quindi preferivo il vero iperrealismo del 1960-70, dove in quel momento lì si faceva un'operazione completamente diversa. E quindi pensate che, ad esempio, i pittori impressionisti fecero questa mostra nel 1874 nello studio di Nadar. Quando noi pensiamo allo studio di un fotografo, noi pensiamo a una stanzetta, per di più due stanze, più magari un interno dove poter fare le fotografie. In realtà dovete capire che Nadar aveva praticamente 2 o 3 piani di negozio, perché il fotografo era veramente qualcosa di particolare, di importante e di originale. C'è una sequenza bellissima nel film di Turner di Mike Leigh, dove c'è l'attore che interpreta Turner, che a un certo punto va in un paesino della costa dell'Inghilterra e si fa fotografare e guarda con un po' di diffidenza quel marchingegno che ha davanti, dove lui si siede in questa sedia che ha il poggiatesta, quindi deve stare completamente fermo, la posa è un po' più lunga, chiaramente, e quindi ha questo impatto con questo meccanismo. Volevo proporvi tre link a tre siti interessanti, proprio per il disegno della figura umana e non solo. E sono tre siti di fotografia, però interessanti. Allora, tu dici che gli impressionisti sono morto fotografici. Allora, tu stai parlando post, hai un occhio post, tu li vedi dal nostro punto di vista, ma ti assicuro che fotografici, come intendiamo noi, sono. Guarda, quando Renoir fa i due quadri grandi, e soprattutto quello della colazione dei canottieri, e mette queste persone in posa, le persone in posa ci stavano veramente. Non si ha notizia di fotografie di Renoir che gli servissero per quello che stava facendo. Infatti, se noi poi andremo a notare, quel quadro lì ha delle cose particolari, in sé interessanti. Poi ci sono quei due quadri, quei tre quadri grandi di Monet, di cui due non sono neanche tanto finiti, dove l'impianto è assolutamente quello di un dipinto che potrebbe essere di Poussin. Ecco. Eh sì, Ceci, te la ricordi? Quella scena di Mike Leigh. Adesso volevo farvi vedere questi tre siti che ho preparato. Vado sul. Su. Allora, inizio da questo. Questo qua è un sito particolare che si chiama quickposes.com e praticamente dice posa veloce. Accresci la tua abilità di disegnare qualsiasi posa. Questo è un tool, diciamo,
È uno strumento per studenti d'arte, per illustratori e chiunque vuole focalizzare per migliorare la qualità e l'abilità nel disegno. Quindi cosa succede? Ci sono delle, vedete, chiaroscuro, femme fatale, l'Angel Disturbed, The Warriors, eccetera, eccetera. Vedete? C'è da mettere un intervallo, mettiamo 300 secondi, credo che siano, poi clicchi su start e praticamente ti vengono fuori delle immagini. Vedete qua, per esempio, c'è questa immagine, qua ci sono i secondi che scorrono e tu praticamente hai il tempo di 300 secondi per riuscire a finire questo disegno. Però ci sono anche, per esempio, c'è anche la library dove potete trovare delle immagini per copiare e soprattutto ci sono le pose random. Vedete, potete mettere il tipo, mani per esempio, genere tutte, mani maschile e femminile. Iniziare e praticamente qua avete una mano. Un'altra mano. Quindi random avete tante immagini di mani completamente una diversa dall'altra. Vedi che immagini mani che. E quindi possono essere delle suggestioni interessanti per poterle copiare. Ma la cosa importante e interessante di questo sito è proprio la challenge, perché ci sono per esempio persone sedute, 180 secondi, iniziamo e voi avete tutta una serie di disegni che dovete fare entro un limite. Ci sono anche disegni da fare in pochissimi secondi. Anche in 30 secondi, ad esempio, questi guerrieri, in 30 secondi voi dovete disegnare quello che riuscite a fare. E poi ci sono dentro questi, ci sono anche ci sono dei certificati, ci sono delle challenge, vi si può partecipare, eccetera, eccetera. Si possono prendere le. Questo qua è uno dei tre siti che volevo farvi vedere. Un altro interessante è questo ed è Bodies in Motion. E qui abbiamo, vedete, se noi andiamo, Browse Motion, noi andiamo a cercare, ad esempio, abbiamo questo, noi facciamo partire. Ah, questo qua è l'upgrade plan, perché mi sono iscritto, però bisogna iscriversi, bisogna fare l'upgrade, eccetera, eccetera. Possiamo guardarlo, però abbiamo, ecco, l'upgrade plan, che vedete che è praticamente, sono 25 dollari all'anno, ma quello migliore è 95 dollari all'anno. Però c'era qualcosa che si poteva fare senza. Avere, ad esempio, ci sono tutte le fotografie di Muybridge, cioè tutte, molte, molte. Vedete qua? Sono tutte le sue fotografie. Vedete, queste non è un film, sono fotografie che noi se conseguentemente guardiamo una dopo l'altra che ci danno l'impressione del movimento. Chiaramente c'è l'upgrade qui. Esatto, per il plane. L'ho fatto vedere solo così a livello proprio di curiosità. Di curiosità. Artwork, expression, tutta la expression library, upgrade, chiaramente, plan, però qua se uno vuol copiare ha la possibilità di copiare un sacco di espressioni che vengono fatte. E questo qua era un pochino, diciamo, è il sito più impegnativo, perché ovviamente è un sito cui bisogna pagare, però si ha, per chi può lo fa
chi ha piacere di avere la possibilità di dipingere qualche cosa, magari che non riesce altrimenti e vuol trovare il movimento giusto, qua c'è veramente una quantità incredibile Aspettate, può darsi che io, ecco. Volevo vedere se ero finito, no. Ok. Sì, sono io. Allora, poi l'altro invece è questo. Questo qua è interessantissimo, perché qua ci sono veramente figure di disegno, animali, disegnare facce, espressioni per disegnare, mani e piedi da disegnare. E qua voi potete scegliere le mani, solo donne, 10 minuti, 5 minuti, 2 minuti, 60 secondi, 30 secondi e poi potete iniziare a disegnare. Questo qua è veramente interessantissimo. Qua vedete in alto a destra partono i secondi e qua voi avete la possibilità di disegnare. E qui veramente avete tantissime, tantissime possibilità di copiare delle posizioni che altrimenti è molto difficile trovare. Naturalmente con il salvaschermo, eccetera, eccetera, col touch si possono scaricare naturalmente, però è bella la challenge, è bello cercare di capire se si possono fare questi disegni in questo tempo. Vedete? È molto molto interessante. Quindi noi abbiamo le mani, le espressioni facciali e anche le scene di interno, vedete? Qua bisogna entrare con la login, però allora vediamo un po' qua. Animal drawing. Ecco, animali, guardate un po' che animali quanti ce ne sono. Per esempio, tutti i mammiferi, facciamo solo animali viventi per 5 minuti e cominciamo. E quello che ci appare noi disegniamo. Può essere molto molto interessante da fare questo, perché ci dà la possibilità di capire quanto di quell'oggetto lì, in quel momento lì, riusciamo a prenderlo. Certo, il link ve li do poi. Sì, ma non è... il problema è che non è che la fotografia debba necessariamente sostituirsi al vero o viceversa. È che io dico questo, e lo dico finché ho voce per dirlo. Se voi volete imparare a disegnare, è fondamentale disegnare dal vero, anche delle piccole cose. È inutile che prendiamo oggetti incredibili e straordinari e li mettiamo alla rinfusa su un tavolo e li copiamo, perché magari abbiamo preso la fotografia, l'abbiamo riportata e quindi ci dà piacere il fatto di poterli vedere alla fine. Sì, però poi sostanzialmente noi non abbiamo appreso nulla. Quello che dobbiamo fare noi è, se ne abbiamo voglia, se questo ci piace e se questo ci dà la possibilità di comprendere come potrebbe essere una soluzione diversa. Prendere un oggetto e metterlo su un tavolo e poi copiare questo oggetto, qualsiasi oggetto sia, ma però partendo dal più semplice, si ha la possibilità di comprenderlo, di comprendere il dipinto che si sta facendo. Quindi i link sono ovviamente questi, quei tre link. Sono tre link che io preferisco, ho preferito mostrarvi proprio perché questi link ci parlano di tre possibilità di utilizzo del mezzo in maniera intelligente, che non è quella proprio di andare a utilizzare la fotografia così come la prendiamo e quindi dipingiamo, ma lì è proprio un disegno fatto nel breve tempo possibile
imparare a vedere cosa riusciamo a fare in un periodo così breve di tempo. E anche se non siete, che dite che non siete capaci, però il fatto di potervi concentrare, magari anche solo su una parte, vi dà la possibilità di comprendere com'è, quali sono le strutture basi del disegno. Ovviamente questo lo potete fare anche senza fotografie. Vi mettete un oggetto davanti, stabilite un tempo e vedete cosa siete riusciti a fare. Il giorno dopo ne mettete un altro oggetto, lo stesso oggetto, e rimettete di nuovo il tempo e vedete quali sono i miglioramenti che avvengono in un 10, 15, 20, 30 giorni. A me delle volte mi dicono quanto hai impiegato a fare un dipinto. Io delle volte rispondo 50 anni. Perché quando tu fai qualche cosa, le cose che fai si sommano, la tua esperienza che hai si somma e quindi nel disegno che fai successivo a quello che hai fatto, ti porti dietro l'esperienza del disegno prima, che non sarebbe stata uguale. E quindi tu in quel momento lì, dentro quel disegno nuovo che fai, in quel disegno lì ci sono tutti i disegni che hai fatto prima. Il nostro ultimo lavoro, il nostro ultimo dipinto si porta appresso tutto quello che noi abbiamo fatto prima. E questa è la cosa fondamentale. Allora, vediamo un po' di vedere cosa. Allora, sul quadro si notano contorni netti, immagini perfette, bastoni, palazzi e altro. Come è possibile farlo con l'olio? Allora, con l'olio è possibile farlo innanzitutto utilizzando una superficie non grezza, non tantissimo grezza. È chiaro che se tu prendi un quadro ad olio con una grande tramatura della tela, una tela con una tela di sacco, per esempio, e sarà un po' difficile riuscire a fare i particolari. Più liscia è la superficie e più riesce a fare degli oggetti in piccole dimensioni con dei particolari. Ovviamente, più grande è la superficie, più è la possibilità di fare questi particolari ingranditi e quindi non c'è bisogno che la tela sia tanto tanto liscia o la superficie sia tanto tanto liscia. Un piccolo pennello, tanta pazienza e soprattutto il disegno di quegli oggetti. Perché quegli oggetti che tu vedi nel dipinto sono prima disegnati. E si può disegnare anche col pennello. Non è il disegno che deve essere fatto solo con la matita. Disegnare vuol dire capire la struttura e la forma di un oggetto, le sue luci e le sue ombre. È quello il disegno. E poi c'è il segno dentro. A me interessa che si veda il segno nei miei lavori. Per cui se voi li andate a vedere su albertorebedi.com, qualsiasi disegno che io faccio, non voglio che sparisca il segno, voglio che ci sia sempre. Perché per me è fondamentale mostrarlo e farlo vedere. Ok? E questo è molto importante per me. Certo, ma guarda, il grande formato è mica tanto Silvano, perché parliamo del 1840, eh. Sì, i fiamminghi del 5, ecco, i fiamminghi. Il discorso è questo, i fiamminghi, i dipinti fiamminghi a noi ci appaiono più esatti perché facevano un'operazione particolare. Avevano la possibilità di usare l'olio e l'olio ha una possibilità di lavorazione e di proprio proprio di pittura, di conduzione della pittura molto molto bella, importante e piena, che dà la possibilità anche di fare quello che veniva fatto. Poi per i fiamminghi è un altro discorso completamente. Per esempio, noi in Italia siamo, quando guardiamo un quadro,
È come se noi guardassimo una finestra, ma questo per nostra cultura. Per noi un quadro è una finestra. Invece per un fiammingo il dipinto è sempre uno specchio. Allora, la grisaglia, Rostamasi, la grisaglia, questa qui è un po' la leggenda metropolitana. Allora, la grisaglia non è il dipinto in bianco e nero. La grisaglia è la l'imitazione di un bassorilievo. È quella la grisaglia. Facevano dei sovrapporte in bassorilievo. Allora, a un certo punto, cosa succedeva? Succedeva che questi, anche all'interno, dovevano essere, anziché fatti di stucco, dipinti per far sembrare che potessero essere di stucco. E quindi si imitava con il bianco e nero, o con il verde e il bianco, o con il rosso e il bianco, la sensazione del bassorilievo. Poi a grisaglia è venuto poi a dire, noi diciamo, ci riferiamo a un dipinto monocromatico, ma non è grisaglia, si chiama dipinto monocromatico. No, non è sempre preferibile fare una grisaglia, no, bisogna comprendere il disegno come è fatto, poi puoi colorarlo come vuoi, ma puoi anche col colore riuscire a comprendere il disegno, però è sempre un disegno quello che fai. Cioè, non dovete pensare al disegno come eseguito soltanto con la matita o la penna. Il disegno si disegna anche col pennello, si disegna anche quando si colora. Praticamente quando noi coloriamo un dipinto, lo disegniamo. E per disegnarlo, intende, lo dobbiamo comprendere come è fatto. Noi non dobbiamo imitare talmente bene la fotografia per cui dice, ecco, sono riuscito a fare questa tazza. No, sei riuscito a disegnare e a dipingere la tazza che è stata fotografata. Hai fatto bene, Savina. Ho ripreso un dipinto realizzato 15 anni fa e che quasi ritenevo terminato, invece a distanza di tutti questi anni l'ho rimodulato sia nel disegno che nei colori. Certo, perché ti sei portata dietro tutta la tua esperienza e quindi l'hai ripreso. Invece sai che mi capita delle volte di aver perso un pochino della freschezza che avevo quando avevo 25-26 anni. L'ho un pochino persa e sarebbe bene anche ritrovarla. Perché questa aiuterebbe molto. Certo che quando si aveva 25-26 anni si pensava di spaccare il mondo, però il problema è quello adesso di chi arriva per la prima volta o da poco in questo mondo della rappresentazione, che non guardi ci sono solo lui e l'oggetto che è davanti. I metodi sono questi, ti possono aiutare perché prendi le proporzioni col dito o col filo o con la corda e le riporti sul disegno, quello ci può stare, però poi ci sei tu e il disegno che hai davanti. Non ce ne sono scorciatoie, cioè dipingere e disegnare può anche essere come fare un ricamo o come fare punto croce o come fare una torta. Potrebbe essere anche così e va bene se uno lo prende così, ma se uno ha intenzione di prenderlo seriamente, è un modo per comprendere la realtà. E quindi per comprendere la realtà io ho bisogno che mi confronto con essa. Non si può, io per esempio non riesco a comprendere, io sono molto, cioè non riesco a comprendere come posso fare io a non avere un rapporto con gli studenti quando eseguono un lavoro e quindi stargli vicino quando lo vedo e lo posso aggiustare e lo posso indicare e posso indicare loro come fare per riuscire a farlo. Io non riuscirei a avere fare una lezione online, proprio di disegno. Perché? Perché non riuscirei? Perché io devo vedere
il punto di vista della persona che sta disegnando, come quando guarda l'oggetto. Guarda, condizionatore, Masaccio è morto a 23 anni, 26, insomma, siamo giù di lì. A 23 anni Leonardo da Vinci dipinse la Annunciazione, Michelangelo scolpì la Pietà. Qui non c'è età migliore, invece, io direi. Quindi non ti preoccupare, che hai la possibilità di farlo e se ti interessa farlo, dedica al disegno almeno 5 ore al giorno. Quando uno suona un pianoforte, suona 5-6 ore al giorno, se no non lo può suonare, e nel disegno è uguale. Fai questo e vedrai che non potrai mai sbagliarti. Stefi, guarda, pensa che noi al liceo, allora perché devi mettere del gesso sulla tela per dipingere? Allora, io tu il gesso sulla tela lo devi mettere solo quando... vabbè, non sei Michelangelo, ma lo puoi diventare, eh? 5 ore al giorno di disegno e vedrai che arrivi a dei livelli straordinari. Fallo. Sì, opera 80 anni era molto fresco, sì. Più nei disegni, però. Io rispondevo un attimo alla Stefi, perché io mi ricordo al liceo, quando avevo 15 anni, 14 anni, 15 anni, facevamo tantissime ore di ornato e tantissime ore di figura. E per 2 anni, io non ho mai visto i colori. Ho solo disegnato con la matita o col carboncino. Allora, la tela, quando noi andiamo a comprarla, ha già un'imprimitura. Ok? La tela ha già un'imprimitura se viene fuori dalla fabbrica. Quindi non è necessario che noi ci mettiamo il gesso. No, non è vero che il colore scivola di più. Il colore, se vuoi che il colore scivoli di più, non dipingere su una tela. Dipingi su un pannello. Perché quando tu dipingi su una tela e vuoi che questa tela sia completamente liscia, allora è molto meglio che tu sulla tela, ci metti del colore e lo carteggi più che del gesso. Perché guarda che non puoi mai sapere cosa succederà alla tua tela, perché è facile che poi si screpoli. Sì. Per gesso intendo il gesso di Bologna. Alba, il tuo disegno deve crescere. Tu non dipingere per un mese e disegna. E vedrai che se tu disegni anche dei piccoli oggetti, poi vedrai che quando li andrai a dipingere quegli oggetti lì che tu disegni, ti troverai meglio. L'ornato una volta c'era figura disegnata e ornato disegnato. Diciamo che in figura disegnata disegnavi i gessi e poi la modella, e in ornato disegnato facevi un pochino, disegnavi natura morta, oppure facevi la decorazione, ti dedicavi alla decorazione, però era molto libera la questione. Noi, per esempio, con Marangoni facevamo qualsiasi tipo di tecnica. Io dico Marangoni come se tutti voi lo conosceste, ma dovreste conoscerlo, eh. Potrebbe darsi che un giorno faccia una trasmissione solo su lui, su Tranquillo Marangoni, il più grande incisore italiano di xilografia. Vedi, Mistral? Assolutamente. È importantissimo. Esatto, perché è fondamentale. Perché il disegno, e poi quando condizionatore, dimmi il tuo nome per cortesia, perché sennò ti chiamo condizionatore, che mi ci vorrebbe adesso a me, però dimmi il tuo nome così ti chiamo col tuo nome. Io insegno, io sono un docente con l'abilitazione di arte nelle medie e di disegno storia dell'arte, ma insegno,
sostegno alle medie perché mi piace molto. Mi piace molto fare questo. E quindi facciamo anche laboratori, eccetera, eccetera. Quindi interessante. Ciao Daniela, una lezione su Marangoni. Bisognerebbe fare una lezione su Marangoni invitando il figlio. Vediamo un attimo se viene. Alessandro, perfettamente. Quindi Alessandro, mi raccomando, tu devi continuare a farlo. Disegna 5 ore al giorno. Ma non lo dico così per dire, lo dico perché è importante. È importante perché lo senti, poi. Perché non disegnare si sente molto, è come quando uno gioca a pallone. Ecco, dipingere è la metafora del gioco del pallone è abbastanza simile. Nel senso che se una persona è capace a giocare a pallone, quando gioca per le prime volte non ha bisogno di un campo perfettamente tirato ad erba o ad erba sintetica, non ha bisogno delle scarpe più costose del mondo, della maglietta più straordinaria, degli spogliatoi più incredibili. Se quando uno lavora e disegna e dipinge e gioca a pallone anche sullo sterrato, anche con una lattina, poi quando si sarà impratichito, si sarà impratichito talmente tanto che quando avrà un attrezzo migliore lo userà in maniera straordinaria. Emanuela, devi disegnare qualcosa di semplice. Hai capito? Io sto a Genova. Allora, dunque. Si disegna qualcosa a piacere. Ovviamente non devo costringerti a disegnare qualcosa. Disegna qualcosa di semplice. Allora, una cosa complicata potrebbe essere un bicchiere di vetro, non stare a disegnare un bicchiere di vetro. Piuttosto disegna una coppa di legno. Disegna qualcosa di semplice. Aiuta moltissimo, non soltanto aiuta molto disegnare le opere che ci sono nei musei, ma aiuta fondamentalmente a comprendere come lui ha fatto a fare quel determinato lavoro. Mattia, invece di disegnare le opere che sono nei musei, prendi dei disegni di persone famose, di pittori famosi e copia quei disegni, perché ce l'hai sul computer, li puoi stampare, copia quei disegni. Se copi quei disegni lì, ti costruisci un segno straordinario e riesci veramente ad essere padrone di quel segno e poi a comprendere come lui ha fatto a fare quel disegno. Perché se non fai esattamente come ha fatto lui, non ne vieni fuori. È possibile che invece la troppa attenzione tecnica e troppo rigore porti a mettere da parte l'istinto e tolga freschezza al dipinto come vita? Guarda, facciamo così. Fai 4 ore di rigore e fai 2 ore di dipinto. Straordinario, come vuoi tu. Ma lo dico all'inizio, Lo dico quando uno vuole iniziare, se vuole iniziare a dipingere. È chiaro che quando uno impara e quando uno sa e sente in quel momento lì di stare facendo un salto di qualità, si diverte, anche se disegna una mela o una banana, e anche se non fa quello che praticamente, anche se non si sente libero, ma in quel momento lì si sente libero. Si sente libero perché in quel momento lì riesce a gareggiare con se stesso, non gareggiare con se stesso, a migliorare, sente che in quel momento lì c'è stato un salto di qualità e lo percepisce. E guarda che quando percepisci questo, la canestra di Caravaggio è difficilissima. Disegna un disegno, Francesco, non un dipinto, un disegno. Perché il dipinto è sempre una fotografia. Se tu disegni un dipinto e lo disegni nel museo
è perfetto, o se ce l'hai davanti il dipinto va benissimo, ma su un'immagine lascia perdere Caravaggio. Concentrati di più, come ha detto qualcun altro, su una scultura, su qualcosa di fisico che puoi anche ritrovare vicino a te. Molte persone vedo che fanno che. Allora, Caravaggio, se una persona vuole imparare a dipingere, è il pittore che meno deve osservare. Perché è complesso, perché voglio dire, non riesci a capire come dipingere se osservi Caravaggio. È molto più facile che tu riesca a saper dipingere osservando Morandi che non Caravaggio. Perché la sua particolarità è proprio particolare. È già compiuta l'indagine surreale lì. E quindi non riesci a capire dove vanno a finire le forme, perché finiscono nel nero. È più importante di avere qui vicino a te un oggetto definito, un oggetto che tu puoi toccare. Ecco, toccare. Allora, io davvero disegno solo paesaggi quando vado ai corsi di nudo, sto studiando l'autonomia artistica, certo. Lo so. Io ho portato anatomia di prima alla mia lontana maturità del 1980. So che può essere noiosissima, però ti fa capire perché quel muscolo si comporta in questo modo. Dicevo, quando noi abbiamo un oggetto davanti, andiamo a toccarlo. Se lo tocchiamo, riusciamo a capire che possiamo anche toccarlo sul foglio che abbiamo davanti. Ok? Per esempio, il paesaggio, io dipingo e disegno solo paesaggio, perché le figure mi limito a fare dei ritratti, che mi piace molto, però la figura non la indago proprio. Almeno nelle mie opere, nelle quelle mie che trovi su albertorepetti.com, se vai a vederlo, tra l'altro i ritratti non c'è una persona. E quindi il paesaggio per me è importante, e perché dentro il paesaggio posso fare tutte le mie indagini, eccetera, eccetera, sul segno. Perché gli appunti che poi si prendono in giro sono importanti. E quindi quando poi arrivi a casa li metti tutti insieme e cerchi di inventare quella sensazione di ricerca che ti dà in quel momento il paesaggio, cioè lo rompi, lo sfasci, lo disveli. Però mi piace anche andare, alle volte mi capita di trovarmi da qualche parte, e copiare una scultura, copiare anche il drappeggio di una camicia appesa, in maniera anche veloce. Però è importante farlo perché ti dà la possibilità di comprendere come è fatto un oggetto. Io, ad esempio, non sono capace di fare caricature, di fare fumetti, o di fare mi viene sempre da rendere il disegno un po' complesso, per cui ho sempre bisogno di prendere dal vero. Se tu mi dici disegna un albero, posso, non un albero, scusa, disegna un uomo, io non so farlo se non lo copio, ma non dalla fotografia, se non ce l'ho davanti, perché è una cosa che non riesco a portarmi in memoria, non me la voglio portare in memoria, ok? Esatto, ma anche guarda, io i pittori che adoro di più sono i pittori che lavorano solo con la figura, per cui a me piace tantissimo la figura. È che ogni volta che faccio una figura, io che ho 60 anni purtroppo, per me, vado sempre a finire che faccio o Bacon o Picasso, per cui mi sono stufato e quindi l'ho abbandonata completamente. Però il ritratto mi piace perché mi piace indagare, mi piace dipingere e quindi lo faccio volentieri. Ragazzi, è stata una diretta un po' turbolenta, nel senso che all'inizio non sono funzionate alcune cose, però poi vi metterò i link nella descrizione. Le mie vogliono solo essere delle chiacchierate per metterci un pochino in discussione tutti quanti, per riuscire a dire,
cerchiamo veramente di comprendere cosa ci può servire a disegnare e cosa ci può servire a dipingere. Secondo me questo è importante. Adesso vi saluto. Se avete qualche domanda da farmi, io sono qui a vostra disposizione. Schiele l'ho visto a Vienna, straordinario, merita il viaggio. Bisogna andare. E soprattutto, se tu non hai mai visto un'opera di Schiele, quando tu la vedi dal vivo, la materia che c'è è importante, quindi, caspita, è fondamentale. È una bellissima avventura, Francesco. Certo che vale anche per l'acquarello. È fondamentale la ricerca del segno. Non è l'olio, acquarello o tempera. Per esempio, l'acquarello come noi lo usiamo adesso a guazzo. Non veniva usato nel 6-700 così marcatamente a guazzo. Se noi andiamo a vedere gli acquarelli di Turner, sono anche molto ben molto definiti. Ci sono dei punti in cui ovviamente la particolarità della carta dell'acquarello fa, però questo vale anche per l'acquarello, e come no, assolutamente. Vale anche, prendi della carta rosa spina, la mitica carte rosa spina. Sorolla, caspita. Lui, per esempio, Sorolla è uno che hai voglia di lavorare con la fotografia. Rosa spina, la bagni leggermente, poi prendi la china, un pezzettino di legno, lo intingi nella china e disegni con quel pezzettino di legno. Vedrai che vengono fuori delle cose bellissime, anche solo la sensazione. Di mettere il segno sulla carta. Rosa spina, la famosissima carta rosa spina. Vi ringrazio a tutti, ragazzi. Grazie a voi tutti e tutte di essere qui. Allora vi ricordo finalmente il disegno sul mare, il dipinto sul mare per sabato e martedì prossimo l'incontro con Angela Vocale. È un'artista che appunto fa del disegno una delle sue cose più straordinarie. E col disegno lei dipinge anche, quando dipinge disegna molto e ricopre di colore e struttura benissimo i lavori che fa. Quindi vi aspetto tutti anche martedì prossimo dove c'è Angela Vocale qui con noi. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte.